la parola a Mattis. No, io volevo pure io ringraziare Lina. Lei dice, ieri si arrabbiate, dice, non mi ringraziare più. Sembra che mi ha fatto vivere un'esperienza incredibile. Io non sono uno storico, non sono uno storico appassionato, cioè sono appassionato, ma sono storico da una vita, quindi non mi ero mai messo a guardare questo lavoro, immaginarlo, non sono andato oltre l'immaginazione. Ma mi ha fatto vivere delle cose, dei momenti struggenti. Io non piango, gli occhiali, è un difetto, ma stavolta ho pianto, specialmente quando Lina canta la morte di Anastasia, che scrivo nella presentazione, sono sempre stato attratto dagli Stabat Mater, nonostante la mia non credenza, quindi la Madonna che canta Gesù crocifisso, ma anche dicevo di Suor Angelica, quando parlo del suo bambino che aleggia, anch'io ora lo sento Anastasia, tu la senti che aleggia attorno al nonno, tu la senti in maniera nitida. Comunque, dicevo, ringrazio Lina perché Stefano Anconi conserva questi tesori dentro nelle nostre case. Noi Stefano Anconi è un paese assolutamente curvo, morto, socialmente distrutto. L'altro giorno in un consiglio comunale l'ho denunciato come ultimo punto e mi sono sentito deriso dagli amministratori, poi da tutti. Il problema era la strada, non è l'assenza di socializzazione. Qui non ci conosciamo, io lì non ci siamo conosciuti tramite Facebook. A Stefano Anconi 2000 abitanti è incredibile, non ci si può conoscere. Anime che hanno affinità elettive o hanno sentimenti così vicini, trovate vicinissimo a lei, non si possono conoscere tramite Facebook. A Stefano possiamo, io ho fondato un'associazione, Franza, non so se la conosci, ci agganciamo agli emigrati, ma non noi dentro dobbiamo vivere vedersi, parlarsi, non abbiamo nessun luogo. E quindi Bartolo Battista che dice nel consiglio comunale, attenzione che c'è questa morte in atto, anche per i fatti di violenza che ci sono, rimane Facebook. Quindi ho conosciuto Lina su Facebook, non sei una grande frequentatrice per dire la verità di Facebook, però ha lanciato un messaggio così, non di aiuto, un messaggio, e io l'ho colto. L'ho colto fin c'è stata. Lei dice che è Anastasia che mi ha indirizzato. Io dico che l'amore per Stefano Anconi, grande, che grande, io che per me è immenso. Quindi dicevo, la ringrazio per avermi fatto provare sensazioni bellissime nel dramma assoluto dell'autobiografia. Due mesi. 2 mesi e 15 giorni di calvario, di calvario, 2 mesi e 9 giorni da quando la famigliola, bellissima famigliola, era felice con Saverio che giocava con le bambine, lei un quadretto bellissimo descritto da Lina, e poi il dramma, 2 mesi e mezzo che la lettura del libro porta a pensare a un'eternità. Tu l'hai letto visto che le lacrime erano vere e quindi una struttura molto intensa che porta a vivere 2 mesi e mezzo come se fosse una realtà. E niente, quindi sì, ora ti muovo un momento tu, a me non farò. Va bene, ti ringrazio. Insomma. Voglio ringraziare Battista principalmente perché è stato così paziente
è molto sensibile, ha fatto un lavoro veramente bellissimo e con il cuore, quello che io avevo chiesto sin dall'inizio, effettivamente ho trovato poi la persona giusta. E sembra, io sono convinta che sia sempre stata lei a seguirmi, magari a indicarmi le persone valide per poter portare avanti questa mia idea, dato che comunque l'idea è nata subito dopo, diciamo, la sua morte, perché comunque io ho sempre pensato in seguito alla morte della bambina che avrei dovuto trovare un modo per diffondere tutto questo suo vissuto. Proprio perché è una storia abbastanza singolare, cioè io non voglio, cioè, dico sempre, le situazioni di malasanità purtroppo ne accadono spesso, questo è brutto dirlo, ma sono per diverse situazioni che possono accadere tutto questo, la malasanità è pure abbastanza frequente. L'errore umano, per carità, cioè, però c'è, in tutto questo c'è comunque dell'umano. La cosa che io effettivamente non riesco, diciamo così, a digerire, nel senso magari, è il fatto che in tutta questa situazione c'è stato un inganno portato avanti con fredda determinazione. Quindi c'è la mia rabbia e il fatto che comunque si sono dimenticati che era una bambina bellissima, con tanta voglia di vivere, la sua gioia, i suoi momenti meravigliosi, una bambina furba, una bambina speciale, effettivamente. E effettivamente ripeto che non penso che avrei potuto trovare un altro modo. Sì, questo libro in un certo senso io l'ho definito, prima, la mia ormai amica, perché è stata così cara pure Maria Cecilia, è come un viaggio all'inferno, effettivamente questo è. Però non avevo un altro modo per potervi far conoscere la mia bambina. Effettivamente in questo viaggio, in queste situazioni, in queste pagine, in questi giorni, in questi momenti, solo così potete capire quanto era speciale questa bambina, quanta voglia di vivere aveva e quanta voglia di amare. E arrivare a questo per me dopo 100 anni, vi assicuro che... L'obiettivo che praticamente io mi sono prefissa poi in seguito è il regalo che io voglio fare lei per i suoi 18 anni, perché lei il 28 marzo praticamente di prossimo anno avrebbe dovuto compiere i suoi 18 anni e quindi credo che sia l'unico modo per riportarla a questo mondo, e io gliel'ho detto che questo sarà un modo diverso, però un modo dove conoscerà solo amore, solo il cuore della gente. Volevo solo aggiungere che l'obiettivo principale suo era quello di far conoscere Anastasia. Io mi dedico anche alla, con la mia associazione, con i ragazzi dell'associazione, stiamo creando il cimitero virtuale, no? Cerchiamo di ricostruire il nostro cimitero. E prima passavo davanti a quella tomba in modo anonimo, cioè così, senza guardarlo. Invece ora tutti quanti noi ci fermiamo oramai davanti ad Anastasia e le rivolgiamo un sorriso. E in fondo era questo che chiedeva, anche questo, ecco, che lei non fosse dimenticata, perché nei vostri cuori così si arrabbierà. E nel mio c'è già da tempo. Sì. Non lo so. L'emozione è molta, non è facile gestire delle emozioni così forti.
prima parlavo con Lina e dicevo che non so quanto a livello conscio, se a livello inconscio, il titolo del suo libro non ha utilizzato la parola inferno, come ha detto prima, ma ha utilizzato la parola apocalisse, che è molto diverso. L'apocalisse è sicuramente quella parte del Nuovo Testamento in cui si narra la fine del mondo, ma in realtà non è una fine, in realtà è una rinascita, è una prospettiva altra ed è una prospettiva oltre di concepire l'esistenza in una percezione di eternità. Quindi il fatto che lei utilizzi la parola apocalisse ha in sé un concetto di fine, ma anche un concetto di rinascita, di rinnovamento. E così è, cioè, e tra l'altro è il libro stesso che Lina ha scritto, che tra l'altro, guardate, io l'altro giorno, io l'ho incontrata, ci siamo incontrati 2 giorni fa, perché ci siamo sentite telefonicamente, io lavoro abbastanza frequentemente con il sistema bibliotecario vibonese, e ci siamo sentite, ci siamo conosciute 2 giorni fa. È stata una sorta di amore a prima vista, anche se ovviamente non innamoramento, ma proprio come se ci conoscessimo da sempre. Succedono queste cose, sembra assurdo ma capita, come dicevamo con Battista, sono le famose affinità elettive, no? Che emergono anche a pelle, non c'è neanche bisogno di parlarsi, emergono in un sguardo, nel gesto, nel come ci si incontra, cioè ci siamo riconosciute subito, non ci avevamo mai viste, lei non aveva dubbi che fossi io non avevo dubbi che fosse lei, ci siamo abbracciate e sorriso, come ci siamo sorrise, come se ci conoscessimo da una vita, è stato straordinario. E perché comunque quando si legge questo libro, effettivamente Lina c'è talmente tanto dentro, che poi quando la conosci di persona è come se l'avessi già fatto attraverso il libro, perché il libro è scritto in modo semplice ma con una potenza di sentimenti, con un'autenticità. Guardate che lei scava nel suo dolore senza nascondersi niente, anche momenti più duri e che hanno significato per lei quasi la perdita della ratio, cioè addirittura un dolore che ti manda fuori di sé. In alcuni momenti lei ha pensato di impazzire, un dolore interiore così forte che in alcuni momenti è stato necessario sentire un dolore, autoprocurarsi un dolore fisico per poter attenuare il dolore interiore. Io sfido chiunque ad avere l'onestà di confessarsi e di confessare una cosa del genere. Non è semplice. E denota in lei una forza straordinaria, anche su di sé, che è rara. Credetemi, io lo so per mestiere, la più grande difficoltà quando cerchi di aiutare una persona addolorata è di farle ammettere questo dolore. Quindi quando una persona come Lina non solo lo ammette, ma lo riesce così lucidamente, così onestamente a descrivere, lei non avrà mai bisogno di uno psicologo, di sua, ha talmente un'energia interiore sua, una capacità sua di autoascolto che è fondamentale per poter emergere, se non sarebbe possibile. Quindi è vero che in questo libro c'è Anastasia, sicuramente, ma è anche vero, e ci tengo a sottolinearlo, che in questo libro c'è anche Lina. E a me piace questa cosa. Io volevo chiedere a qualcuno di voi se volete fare qualche domanda. Approfitto.
trattare del fatto che le cellule autrice, ecco, prego. O anche qualche considerazione. Io ho conosciuto questa storia attraverso un amico Battista, che qua ha curato l'immaginazione in un modo veramente brillante, raccontandomi quasi tutti i giorni questa storia. Così, noi siamo amici di ricerca storica e nelle mie piccole ricerche storiche ho trovato questo pensiero, che non è mio, è di Sant'Agostino. Lo deve leggere. Che responsabilità. Dunque, se mi ami, non piangere. Il tuo sorriso è la mia pace. Sant'Agostino, questo è tuo. Non so se grazie Carmine. C'è qualcun altro?